Buongiorno a tutti. Secondo dei dati che abbiamo estrapolato dalla Filcam CGIL di Padova, c'è un costante aumento di vertenze sindacali da parte dei lavoratori domestici che sono colf e badanti, perché il contratto non viene rispettato per mille altre motivazioni. I numeri parlano di un aumento annuale del 50%. E siamo arrivati in certe zone d'Italia al 75% dei lavoratori. Quindi cosa vuol dire questo numero finale? Che tre badanti su quattro assunte o in regola o meno decidono di fare vertenza sindacale ai loro datori di lavoro, che possono essere sia le famiglie che varie agenzie o cooperative. Questo succede perché? Perché è un mercato totalmente privo di regole. Quindi, essendo totalmente privo di regole, nessuno si pone la domanda c'è un contratto, va rispettato, no? Quasi io ti offro un lavoro, ti faccio un piacere, io vengo a lavorare, ti faccio un piacere. Invece no, è necessario, soprattutto tenendo conto della tipologia del lavoro che si sta andando a fare, si sta andando a curare persone disabili con gravissime difficoltà, spesso con invalidità civile del 100%, sole, che la preparazione del lavoratore deve essere sempre più elevata. E questo è fondamentale, ma a maggior ragione la qualifica del lavoratore deve essere riconosciuta, cioè quindi devono essere riconosciuti. Noi guardate, vi faccio un esempio che noi notiamo nel sito. Spesso si considera lo stipendio della badante così in base a quante persone devono essere assistite. Quindi io assisto due persone, quanto merito di stipendio. In realtà è fondamentale, e secondo noi il punto centrale, lo diciamo da anni nei nostri video, che si inizi a pensare che è l'orario di lavoro il centro di questo lavoro, come di tutti i lavori. Se io lavoro 40 ore alla settimana ho una paga, ho diritto a uno stipendio, se lavoro 30 ore alla settimana ho una paga. Il lavoro H24 non esiste, è illegale, non riconosce nessun diritto e di conseguenza anche nessun dovere. Quindi non ci sono mansioni, ma diventa una prigionia per la badante e un lavoro poco qualificante a discapito del disabile. Quindi è fondamentale riportare questo tipo di lavoro su un livello di professionalità alta, ma che questa venga riconosciuta, ok? Quindi noi crediamo che il punto centrale delle vertenze sindacali e dello scontro che c'è tra lavoratori e datori di lavoro sia proprio il fatto che non viene riconosciuto un orario di lavoro e di conseguenza si continua a ragionare su cerco lavoro H24, offro lavoro H24, cerco una badante H24. Questa cosa è insostenibile. Buona giornata.